Cazzo, a un certo punto avevo la casa piena di topi. Per forza, un del mezzo. Io ho portato un regalino di compleanno. Una bischierata, eh. Una bischierata, come si dice da noi in Toscana. È una tazza. Sì. Okay? Però c'è il logo del nostro... questo mi piace. Il logo del nostro programma. E qui un gatto giornalista. Oh, okay. E poi è grigio come il mio, ciccio. Hai visto? Ah, è bellissimo. Questo è un dono che mi fa particolarmente piacere. Grazie. Il micio con gli occhiali, è fantastico. Il gattino giornalista. Benissimo, ragazzi. Oh, scusa. Possiamo farlo vedere in telecamera? Non so se si è visto il gattino. Sì, questo mi piace. Tra l'altro, è anche bello come lei, io credo che lei ha la passione, diciamo, verso i gatti. Lei è nata quando salva Vesho, il suo primo gatto. Il mio primo gatto. I gatti mi piacevano anche quando ero piccolissimo, perché li vedevo, no? Mi piacevano, solo che sai, i gatti allora non erano accuditi come oggi, quindi fuggivano di più, eccetera. Però mi piacevano da morire, e anche adesso ne ho tre, e ce n'è uno che tutte le sere viene a dormire con me. Come faceva con Vesho? Sì, sì, guarda, sì, sì, è perché i gatti capiscono mediamente più degli umani. Ma non è che ci voglia tanto su alcuni umani, siamo direttore, non è molto facile vincere. I cani non mi piacciono invece. No, mi piacciono tantissimo, ma anche i topi mi piacciono. Topi. Adesso vi racconto una cosa stupenda. Io quando lavoravo al Corriere, è chiaro che finivo tardi la notte, no? Rientravo a casa mia vicino a Treviglio, avevo una cascina con dentro tutti i bambini, un casino, e arrivavo verso 11, 11 e mezzo, mia moglie mi preparava sul tavolo della sala da pranzo un piattino, qualcosa da mangiare, poco perché a quell'ora, e allora una sera sono seduto al tavolo che sto mangiucchiando, mi scappa l'occhio, e sulla poltrona, sulla bracciola della poltrona, c'era un topolino così, che mi guardava con questi occhietti come capocchie di spillo, no? mi guardava, incuriosito. Allora io ho preso del formaggio grana, l'ho sminuzzato e gliel'ho dato. Ha mangiato tutto, e poi se n'è andato fuori dai coglioni. No. Struccato e è andato via. La sera dopo, la stessa ora, era di nuovo lì e io ho risminuzzato. Siamo andati avanti così un paio di mesi. Cazzo, a un certo punto avevo la casa piena di topi. Si vede che magari non era neanche il sogno. Facevano dei convegni, dei convegni a casa. Li aveva chiamati tipo Ratatouille. Quello lì che ci dà da mangiare. C'è un birra che ci dà da mangiare.